Ben ritrovati a Gala Sport. Allora, come detto prima della pubblicità, l'occasione ancora una volta per ringraziare chi ci sostiene. Parliamo di calcio giovanile. Questa sera lo facciamo con il presidente della Monte Morcino Calcio, Stefano Bulletti, una società che abbiamo spesso seguito non solo attraverso le questioni di carattere calcistico, ma anche per gli aspetti legati ad ambiti sociali importanti che la Monte Morcino si è fatta spesso promotrice. Su tutti penso ai Golden Boys, ai ragazzi d'oro, ai ragazzi con disabilità che hanno formato una squadra di calcio e che spesso si dilettano nel giocare, nel partecipare a manifestazioni, ma anche tante iniziative per aggregare i più giovani, penso alla Festa del Calcio o ad altre feste appunto che hanno contraddistinto l'operato ormai decennale della Monte Morcino Calcio, presieduta da Stefano Bulletti. Stefano, questa sera ci sarebbe dovuto essere con te un personaggio importante del mondo del calcio regionale e nazionale, che è Mauro Amenta, ex giocatore del Perugia, della Roma, della Fiorentina, ha fatto parte anche degli staff tecnici del Perugia, di altre squadre professionistiche, non ultimo nell'anno appena trascorso sportivo, è stato preparatore di portieri al Villa Biagio. Amenta, che è una nuova figura tecnica a Monte Morcino, che questa sera, ripeto, lo salutiamo perché ha avuto un leggerissimo problema di salute che l'ha costretto a rimanere a casa. Innanzitutto ti chiediamo appunto la scelta di Amenta, perché avvalersi di una figura così importante da un punto di vista calcistico diventa una vetrina altrettanto importante, immagino, anche per la tua società. Più che una scelta è stata una scelta fatta da Amenta, perché io non avevo mai proposto ad Amenta di venire a Monte Morcino. D'altronde la Monte Morcino Calcio è una via del centro di Perugia, non ha grosse tradizioni. Lui ha portato il nipote a Monte Morcino perché ne aveva sentito parlare, è rimasto affascinato dal nostro modo di interpretare il calcio giovanile, cioè senza far suonare sirene, promettere grandi campioni. Lui allora a quel punto pian pianino si è avvicinato fino a che ha deciso di inserirsi nel contesto della Monte Morcino. Lui Quindi vediamo. è una persona veramente stupenda. Io l'avevo conosciuto, ma adesso ho avuto modo di approfondire dei rapporti con Mauro. Una persona meravigliosa che sa stare con i tecnici, che io ho una serie di tecnici tutti giovani, tutti preparati perché sono tutti diplomati, come si dice, ai corsi allenatori FIGC, sa stare con loro, sa stare con i ragazzi più giovani, che poi li affascina col suo modo di fare, raccontando magari i suoi aneddoti della vita, del calcio. E le persone stanno con lui e lo cercano quando ci sono gli allenamenti. Adesso stiamo facendo dei campi estivi con i nostri ragazzi della nostra scuola calcio, che sono loro che ce li chiedono perché vogliono ancora stare con noi. E lui tutte le mattine viene su a salutarli e sta lì e fa qualcosa insieme a loro. Una persona stupenda, guardate, è una persona di una semplicità, e di una bontà unica. La scelta di Amenta chiaramente comporterà, no, anche da un punto di vista, diciamo, dell'organico tecnico, delle valutazioni. Quale ruolo avrà nello specifico Mauro Amenta a Monte Morcino? Ma parlando con lui, sicuramente lui ha una grossa passione, quella dei portieri. È capitato su una società che il presidente faceva il portiere, lo capisco. Però sicuramente lui si occuperà, diciamo, del settore quello un pochino più grande, un pochino più agonistico, dagli esordienti, giovanissimi, allievi, per fare qualcosa di il terzo allenamento, di aggiungere un po' più di tecnica, di preparare più meglio i ragazzi, ma non tanto con l'idea perché dobbiamo vincere i campionati o dobbiamo tirare fuori dei campioni, per dare soddisfazione ai ragazzi che vengono a giocare a Monte Morcino, per sentirsi loro importanti di essere dentro una società, non la società è importante perché c'ha i ragazzi bravi. A Monte Morcino quest'anno ci sono stati dei numeri davvero importanti perché hanno superato, credo, adesso correggimi se sbaglio, oltre 150 iscritti, Di più. si è arrivata a 180, non mi ricordo, Quasi 200. quasi 200 iscritti. Adesso io consideravo più piccoli, dopo giustamente ci sono anche le squadre diciamo un pochino più grandi, quelle che potremmo Sì, definire il solo di settore. Pulcini siamo intorno ai 140, una Ecco, cosa quindi io del genere. avevo ben impresso questo numero. Sono comunque dei
dei numeri davvero importanti che testimoniano insomma l'appeal di questa società all'interno del panorama calcistico giovanile regionale. Quali sono un po' le prospettive per il prossimo anno? Qui vediamo anche delle immagini che ritraggono alcune squadre nel centro sportivo di Sportilia, con una di queste squadre tra virgolette che ha vinto anche il torneo di Sportilia, la Pulcini Super Cup. Quindi insomma ci sono anche dei risultati sportivi oltre ai numeri, oltre alla capacità insomma di gestire questi ragazzi. Ma le prospettive sono quelle di riuscire a mantenere i ragazzi che ci sono, cercare di farli crescere ancora calcisticamente, ma oltretutto anche con un sistema educativo, cioè vogliamo insegnare un'educazione attraverso il calcio, cosa che non esiste. Faccio un esempio, non c'è bullismo a Montemorcino, non si sentono parole storte da parte degli allenatori. Quando gli allenatori entrano in campo è quasi una cosa impressionante che i bambini o i ragazzini più grandi o anche i ragazzi si avvicinano all'allenatore per abbracciarlo, per stare con lui. C'è una sinergia pazzesca. E questo nasce da una mia volontà, che ho sempre pensato di poter realizzare un qualcosa che serva per far star bene i ragazzi, che non devono pensare alla retrocessione perché giocano sul girone regionale, o non devono pensare perché la partita è andata male, l'abbiamo persa. Perciò lo stile nostro è questo, seguiteremo così. Il discorso di Amenta sicuramente porterà qualcosa più di agonismo, perché anche Mauro è una persona che non gli piace perdere. Però bisogna vedere come si perde, se si perde perché gli altri sono più forti o se perde con una dignità va benissimo, non è che la sconfitta sul calcio sia una cosa che segna il destino della vita, perché io ho fatto il calciatore e poi alla fine ho fatto tutta un'altra cosa sulla vita, mentre quelli che pensano che il calcio segni il destino fanno tutti una strana fine, insomma, non c'hanno poca storia. Senti, quello che ho appurato io in questi anni conoscendoti, standoti vicino alla gestione di questa società, che tu hai un grandissimo, diciamo, molte persone, molte famiglie si avvicinano a Montemorcino quando devono in un certo senso approcciare i figli al calcio, proprio perché al di là degli aspetti strettamente tecnici si sente, si avverte a Montemorcino quell'area, quella possibilità di far sì che oltre al pallone ci sia anche, vengano curati anche degli aspetti educativi. Cosa ti senti di dire a quelle famiglie che ti stanno ascoltando e che magari hanno dei figli in età calcistica tanto da poter, diciamo, essere interessati a venirsi a confrontare con la Montemorcino Calcio? Quali sono i programmi estivi, quelli per la prossima stagione, gli appuntamenti? Hai fatto una bella domanda, perché ne hai fatte tante tutte insieme. Ma credo che le famiglie, ci sia un passaparola, perché noi non facciamo pubblicità di sorta, non cerchiamo ragazzini di altre società, perché lo spirito nostro, come dicevo prima, non è quello tanto di portare una squadra alla vittoria del campionato. Abbiamo fatto le finali anche per andare regionali e poi abbiamo rifiutato la promozione. L'hai detto te stesso, abbiamo vinto la Super Cup a Sportilia con una squadra di Pulcini 2005 che la Roma, che noi siamo affiliati alla Roma, doveva venirle a vedere perché proprio l'ha opzionati quasi tutti. Però con questo noi lo facciamo con estrema semplicità, rimangono sempre bambini per noi altri. Ci sono delle immagini bellissime che quando la rivedo mi commuovo, perché i bambini che vincono, oltre che l'allenatore, vengono da me per abbracciarmi. Questo vuol dire che anche io come persona, che sono sempre presente, trasmetto qualcosa, o perlomeno do l'idea a loro di essere... Dici la verità, gli avevi promesso il premio vittoria, quindi no. Necessariamente sono venuti a ringraziare, scherzo. No, anzi, io ho regalato un gelato, ecco. Pensate un po'. Forse il premio era quello. Ma era più il fatto che ero entusiasta io, perché erano venuti da me, cose che penso in altre società non accadono queste cose, perché il presidente viene visto come un oracolo. Io invece sono uno di loro, sono una persona che mi mette a giocare con loro, la vivo. Perciò che cosa? Noi quello che offriamo alle famiglie è una serietà estrema, un'educazione forte, perché quando i nostri bambini commettono quei piccoli errori che sono da bambini, non è che vengono puniti, ma vengono ripresi educatamente e accompagnati magari con la punizione di un giro di un campo. Abbiamo un regolamento che è depositato sul sito, che
che è molto forte, che per gesti di bullismo o altre cose viene allontanata la famiglia e il ragazzino. E l'ho fatto in tempi passati perché erano persone che erano troppo sopra le righe. I nostri genitori quando vengono a vedere i ragazzini si infiammano, ma non si attaccano alle reti del campo o urlano perché il bambino ha segnato il gol. Sono contenti, è uno stile nostro, uno stile strano che forse non sarà condiviso dalle altre società che devono vincere. Io questa idea di dire a un bambino tu sta in panchina perché non sei capace a giocare non deve accadere da noi, i panchinari non esistono. Perché a quest'età, lo dico perché sono una persona che ha studiato anche medicina, sono delle frustrazioni psicologiche che poi quelle si ripercuotono, non la sconfitta. Quello lì è una cosa che al bambino lo fa sentire incapace di essere, di poter stare insieme agli altri. E questo non deve accadere a Montemorcino e non accade. Eccoli qui gli ingredienti del successo della Montemorcino, perché così tanti iscritti, questa è la filosofia che sta riscuotendo successo e noi crediamo e siamo convinti che ne continuerà a riscuotere anche in futuro grazie all'opera veramente attiva del presidente Stefano Bulletti, non solo a livello strategico ma anche a livello, diciamo, materiale, lo potremmo definire lì, perché tu sei sempre presente, insomma, sei un presidente che è presente, sei il primo riferimento per i genitori che vengono a prendere informazioni, per gli stessi bambini, per gli allenatori, per tutti quelli che ruotano intorno alla società, e anche lì, insomma, possiamo parlare di una società ben strutturata perché ci sono tanti collaboratori, non solo per questioni tecniche ma anche per questioni logistiche. Ricordiamo che la Montemorcino Calcio esprime, diciamo, la sua attività calcistica non solo nel campo in sintetico a Montemorcino ma anche a Pian di Massiano nell'area del Percorso Verde, quindi chiaramente ci sono anche delle strutture da dover gestire e mandare avanti. Prima di liberare il presidente Bulletti, che deve andare dal maresciallo, caro presidente Antonini, tu che conosci molto bene la realtà di Montemorcino, hai una tua opinione, poi non so se anche gli altri ospiti vorranno aggiungere qualcosa o fare domande rispetto a quello che è stato detto, vuoi portare una tua testimonianza, non so cosa vuoi aggiungere. Credo che i concetti che ha espresso Stefano siano fondamentali non nel calcio, nella vita. Quindi io gli faccio i complimenti perché soprattutto fa una cosa che non so quanti operatori nel mondo del calcio. Lui è sempre lì, è presente, come ha detto lui, vive il momento, vive la giornata, è insieme ai ragazzi. È quasi un padre un po' per tutti e questo credo che dia anche un po' di tranquillità, sicurezza ai ragazzini che vanno lì, che si sentono, e soprattutto l'importante è che loro vanno lì, si divertono, si sentono a loro agio. Io credo che non vedono l'ora di arrivare al campo del Montemorcino per poter passare una giornata in questa maniera. Questi sono effettivamente gli ingredienti maggiori che ragazzini di quell'età devono soprattutto o vivere e che gli serve per formarsi per la loro vita futura. Quindi io gli faccio i complimenti a Stefano, lui lo sa. È una realtà forse non tenuta troppo in considerazione o valutata bene anche dalle società professionistiche umbre. E questa è una cosa che non si riferisce solo al Montemorcino, ma si potrebbe allargare il discorso, ma diventerebbe troppo ampio. Però io credo che invece sotto questo aspetto uno dovrebbe essere molto attento a coloro che operano e che fanno, perché qui non si fa calcio, qui è quasi una missione, oserei dire, il termine non so se è forte o meno, però effettivamente è in questa maniera. Quindi complimenti a loro, complimenti a Stefano, perché veramente è un ambiente eccezionale, un ambiente ideale per poter far passare del tempo ai propri figli. Moreno, so che hai una considerazione, non so se una domanda. Sì, perché devo dire la verità che non mi stupisce questo successo, non mi stupisce perché tu sai che io sono molto amico dell'addetto stampa della Montemorcino Calcio e quindi ho ricevuto nel corso di questi 2 anni tutti i comunicati stampa con tutte le iniziative della società, di quello che facevano i ragazzi, Golden Boy eccetera eccetera, per il giornale dell'Umbria sulla pagina online, e di conseguenza, avendo testimonianza diretta direi settimanale di tutte quelle che erano le cose che si facevano, come si
si facevano delle iniziative, eccetera, vedevo almeno da questi comunicati traspariva la volontà da parte della società di lavorare in un certo modo un pochino diverso, tra virgolette, non banale sicuramente, ma soprattutto indirizzato a un certo tipo di crescita. Evidentemente la Monteporcino interessa far crescere i bambini, i ragazzini nel calcio, e col calcio non gli interessa fare marchette, tanto per essere chiari. E grazie. Questa dovrebbe essere, nel mio modo di vedere, l'unica vera strada per avere successo con un'iniziativa di questo genere, e scoprire che questo successo sta arrivando, che la società si sta consolidando, che anche figure importanti di riferimento si avvicinano spontaneamente a tutto questo, non può che farmi piacere, perché viva Dio, vuol dire che qualche volta il merito serve a qualcosa. Grazie Moreno. Grazie. Non so se Ettore o Roberto vogliono aggiungere. Ettore, tu penso che sei un altro testimone, insomma, del lavoro di Montemorcino, perché lo conosci da tanto tempo. Assolutamente sì, il presidente Pulletti è un esempio, un'isola felice dove si può educare i figli facendoli divertire e divertendosi imparare cos'è la vita, la solidarietà, la socialità e soprattutto fare del bene al prossimo, perché il Montemorcino è un esempio. E poi da quando non c'è più la piazzetta, una volta si giocava in piazzetta, il Montemorcino rappresenta quella piazzetta allargata che dà la possibilità di sentirsi tutti amici, giocare e vivere serenamente lo sport nel concetto fondamentale, mens sana in corpore sano, educare sia la crescita dei nostri figli e anche farli diventare sani nello spirito e nella mente. Questo è il Montemorcino, è in grande sintesi un esempio. Un'isola felice da seguire, perché il calcio autentico è questo. Roberto, tu che Montemorcino credo che ce l'hai di fronte quando apri la finestra la mattina, se non sbaglio. Esattamente. Avevi percezioni? Sì, no, percezione proprio diretta. No, riporto la testimonianza di alcuni genitori che sono miei amici, che hanno, perché purtroppo mio figlio di calcio non ne ha voluto sentir parlare, quindi posso solo raccogliere le testimonianze dei figli di amici che sono particolarmente contenti di portare i propri figli a Montemorcino, perché hanno trovato, insomma, un ambiente che è consono, diciamo, alla crescita del figlio, e questo credo che sia l'aspetto più importante, anche perché oggigiorno non si può pensare a lasciare i propri figli a casa tutta la settimana, perché sono completamente ormai plagiati dalla televisione, dai supporti informatici. I figli hanno la necessità comunque di avere ore di svago all'aria aperta e di poter condividere con persone che abbiano capacità educative una crescita che non deve essere solo una crescita sportiva, ma deve essere anche una crescita, insomma, per il ragazzo, per l'uomo che poi sarà questo. Quindi penso che a Montemorcino, per quanto mi si dice, se me lo dicono gli amici miei, insomma, sono costretto a fidarmi del fatto che ci sia un ambiente molto ma molto positivo. Grazie Roberto, grazie al presidente Stefano Bulletti, che lasciamo al grinfio, lo possiamo dire così, del maresciallo, battute a parte. Grazie Stefano, speriamo di riaverti presto negli studi di Gala Sport. Con maresciallo, secondo me, sì. Se ho capito bene a chi ci riferiamo, è una santa, perché io non penso che sia molto a casa Stefano. È vero. Per cui è vero. Definiamo la santa. Va bene, atteso dalla santa il presidente Stefano Bulletti, la salutiamo Patrizia e ci rivediamo presto, con l'impegno magari di portare anche un gruppo di ragazzini qui negli studi di Gala Sport, così li conosciamo, e con l'impegno di farci conoscere anche al pubblico, al nostro pubblico, ancora meglio di quanto non lo possano conoscere Mauramento, un po' tutto l'entourage della Montemorcino, magari anche i Golden Boys. Sarebbe davvero bello una sera poterli ospitare. Per il momento ti ringraziamo di essere state con noi e diamo appuntamento a tutte le famiglie, agli atleti della Montemorcino la prossima stagione, e a chi vorrà di recarsi proprio a Montemorcino, perché Bulletti lo trovate sempre per avere informazioni e conoscere questa bellissima realtà. Grazie a Stefano Bulletti. Grazie a tutti voi. E noi adesso ci prendiamo una pausa, il consueto appuntamento con gli integratori, con la farmacia Bolli, poi torniamo perché abbiamo tanto da conoscere con Moreno Castellani, Ettore Bertolini, il nostro presidente Antonini, Roberto Arcangeli, qualche nome sul Perugia, poi parleremo anche di calciomercato dilettantistico, perché c'è una bella iniziativa che inizierà proprio questo venerdì. Non lasciateci, a tra poco.